Allora, la invece, che cosa fa? A proposito di orari, siamo dei maestri, diciamo, dell'oscuro e dell'alba. La donna della notte, prima azzurro. Quindi tralascio questo. Volevo partire un momento da una cosa che mi ha fatto venire in mente il documentario bellissimo che ho visto prima, che ho visto stamattina, faccio i miei complimenti a tutte e due. Perché mi veniva in mente una cosa che ho letto proprio in questi giorni, perché devo scrivere un articolo sulla comunicazione dell'arte in TV, perché io mi occupo di questo, di documentaristica d'arte, e mi rileggevo un libro di Beniamino Placido che si intitola La televisione col cagnolino, e a un certo punto lui dice, in questo piccolo libricino che è molto divertente e istruttivo, lui fa un paragone fra Chekhov, fra il linguaggio narrativo di Chekhov e quello della televisione. Lui parla di faccia e facciata, cioè dice nella televisione noi vediamo un sacco di facce, no? Vediamo la faccia della mamma che ha perso il figlio, della figlia che ha perso il padre, quindi vediamo tante facce, ma è come se vedessimo un'unica facciata, nel senso che non c'è nessuna profondità di campo in queste facce, noi vediamo solo la superficialità di questi volti. Guardando oggi il documentario stamattina, pensavo a quante facce vedevo in quel documentario, pensavo anche che se c'è una cosa sulla quale mi permetto di essere in disaccordo con Beniamino Placido, che è stato un genio invece della comunicazione televisiva, è proprio questa, perché io non credo che la televisione per definizione sia votata, diciamo, e condannata alle facciate. Io penso che ci sia ancora un grandissimo spazio per le facce e per le storie, la realtà, ma anche non solo, per la poesia. Io, occupandomi di documentaristica d'arte, appunto, io per moltissimi anni, dal 2000, ho realizzato dei documentari d'arte per magazzini Einstein e una trasmissione che si chiamava Art News, che è andata in onda dal 2006 al 2013 su Rai 3, con orari che partivano dalla mattina alle 7, abbiamo cominciato, poi siamo andati alle 9, poi siamo andati alle 10:30, poi siamo questo è il sabato mattina, poi siamo andati il sabato pomeriggio alle 16:15, poi finalmente, siccome avevamo fatto degli ascolti altissimi per un programma d'arte, siamo andati di notte a luna, di notte. Siamo stati fermati così. Noi avevamo l'opportunità, anche oltre alla programmazione di Rai 3, di spazi su Rai 1 e poi degli spazi su Rai Storia. Quindi, diciamo, ho avuto modo in questi anni di seguire questo filone, quindi mi sono occupata non della documentaristica sociale, diciamo, ma di quella d'arte. Quindi dal mio punto di vista questo discorso del rapporto, dello sguardo delle donne è un po' diverso, perché io trovo che i registi che hanno una capacità, che si adoperano con grandissima, mi dovete credere, con grandissima dedizione, rimettendoci soldi alla documentaristica d'arte, hanno una sensibilità trasversale che supera in qualche modo i generi. Cioè è difficile trovare, diciamo, nella tecnica di ripresa e nell'approccio all'opera d'arte una grande differenza tra maschi, femmine e omosessualità, diciamo, cioè nel senso che tutti i generi nella documentaristica d'arte, quando sono bravi i registi, manifestano la stessa sensibilità. Quello invece che è diverso è la scelta del punto di vista. Perché poi è vero che c'è una scelta a monte, no? Che viene fatta prima, che è una scelta e di contenuti e proprio di approccio, di sguardo. Trovo per esempio che le donne siano in questo campo molto più spericolate degli uomini, cioè le donne sono in grado di mettere in campo delle iniziative estremamente pericolose, fanno delle cose che uno dice, ma no, perché gli uomini sono più cauti, si tutelano di più, le donne si proteggono di meno. E quindi vanno protette, nel senso che molto spesso vengono a proporre cose che sono irrealizzabili, che io so che non riusciranno a fare nel modo e nei termini in cui le vogliono, le vorrebbero fare, quindi vanno tutelate, ma vanno anche spronate, perché poi molto spesso mancano totalmente di autostima, quindi vengono da me delle registe bravissime, di delle quali io
apprezzo moltissimo il lavoro e mi dicono, ma questa cosa no, guarda, l'ho fatta male, prima di farmela vedere, mi dicono, no, guarda, questa cosa non funziona, poi guarda, l'ho fatta benissimo, cioè io perdo un sacco di tempo a dire a loro quanto sono brave, perché loro non se lo riconoscono, quindi diciamo le donne hanno, quando vanno al lavoro, cioè distinguere diciamo il lavoro di un uomo dal lavoro di una donna, io non ci riesco dal punto di vista tecnico, ma ci riesco quando nel nostro approccio, nella nostra, in tutto il lavoro che c'è di preparazione. Una regista che ha lavorato con me ha fatto un bellissimo documentario su Marisa Merz e senza sapere che Marisa Merz avrebbe vinto il Leone d'Oro che fanno alla Biennale d'Arte di Venezia, quindi l'abbiamo fatto, ma quella è stata una cosa che è durata più di un anno perché Marisa Merz non voleva essere ripresa, quindi diciamo c'è stato tutto un lavoro con Beatrice, con sua figlia, erano tre donne, anzi quattro donne tutte insieme, potete immaginare che è successo un delirio tutto questo anno di lavoro, perché Beatrice litigava con Marisa, Marisa voleva la regista, però alla fine è venuto fuori un lavoro, mi dovete credere, di come posso dire, di affettività, di emotività, di, insomma, questa donna che non c'è nel documentario se non in una piccola ripresa con cellulare, è una presenza forte, costante, io credo solo una donna poteva riuscire in questa impresa. Volevo finire dicendo un'altra, un'ultimissima cosa, in questo lavoro specifico del quale mi occupo io ho incontrato naturalmente tante donne, perché non c'è nessun campo, nessun settore della cultura, della società italiana nel quale ci siano tante donne come in questo campo dell'arte e diciamo della comunicazione dell'arte, ma non solo della comunicazione, anche della gestione. Allora, queste donne sono donne che lavorano come registe, come produttrici, come scrittrici, ma lavorano tantissimo nel campo dei beni culturali, perché dove non c'è, lo diceva qualcuno prima, dove non ci sono soldi, dove non c'è potere, dove non c'è prestigio, le donne sono in grande quantità. Quindi voi trovate un sacco di donne al Ministero dei Beni Culturali, dentro il MIUR, non ne parliamo, come direttori di museo, come soprintendenti, funzionari, tutta gente che guadagna niente, che si priva di prendere un taxi. Quante volte a me è successo di incontrare, io dicevo, no, io dormo con la metropolitana perché l'amministrazione non mi paga il taxi. Gente che lavora seriamente e col tempo diciamo mi è venuta voglia di occuparmi di queste donne. Ho costruito da pochissimo un blog che si chiama Le Buone Culturali, invece che i beni culturali sono le buone culturali, cioè tutte le donne che lavorano praticamente senza, come dire, già da quando mi dicono, cioè, ma tu non fai volontariato, ma io ho fatto tanto, cioè, di volontariato. Quindi queste donne condividono diciamo una lateralità con la cultura, cioè la stessa lateralità della cultura nel panorama della nostra società è la lateralità delle donne. Quindi io credo che piuttosto che rivendicare posti in politica che ormai non contano più niente, e invece che rivendicare una parità apparente, perché poi dopo c'è un capo che ti dice quello che devi fare, saranno a metà maschi e femmine, ma magari devono prendere ordini da poche persone, io penso che invece la grande rivoluzione delle donne sia nella cultura, la grande potenzialità delle donne, che è tutta la riscoperta di una grande espressione, capacità espressiva, poetica delle donne. E io sono fermamente convinta che su questa strada ce la possiamo fare. Grazie. Se qualcuno di noi ci sarebbe bene, quantomeno diciamo come volontariato. Detto questo, volevo citare tra le presenze anche di stamattina, non vedo più adesso, però è importante, sono da Paola Scarnati che ha rappresentato sia la CIUCA che l'archivio del Movimento Operaio. Non so se c'è qualcuno che ha con lei stava dicendo prima, mi fa piacere citarla. E poi dovrei citare tante presenze, una per tutte è Rita Picchi che vedo lì in un angolo, che ha scritto più di un libro sul cinema delle donne, analizzando dei film importanti, e tante altre di voi che meriterebbero di essere citate qui e forse di essere invitate a parlare. Però siamo alle ore 5:20, siamo già in ritardo, dovremmo partire veramente alle 5:05 se possibile, no, diciamo alle 5 con le proiezioni, e io a questo punto vorrei tre interventi che mi sembrano importanti. Se è molto
rapida nel parlare, mi piacerebbe sentire Laura Nibali, perché potrebbe rispondere lei anche a una piccola provocazione della Gagliardo. Laura, la Gagliardo ha detto poco fa che è importante avere una committenza, che insomma ha fatto un ragionamento anche su questa differenza di sguardo, quindi se ce la fai rapidamente, e poi c'è una versione finale, se sei d'accordo, sono due voci che vorrei sentire su due punti diversi e poi ci avviciniamo come dire alle proiezioni. Allora, Laura Nibali è professione volontaria, così ho cominciato il mio primo documentario che si chiama e si intitola L'altra altra vela del cielo. Credo non, almeno a voi non vi devo spiegare il significato, ma l'ho dovuto spiegare a mezzo mondo. E il secondo documentario l'ho chiamato L'altra altra vela del cielo continua e mi sto senza committenza al momento, sto preparando il terzo documentario che si chiamerà L'altra vela del cielo, però qui c'è il giallo, non vi dico il resto. Vabbè, questo è a proposito di varie opportunità che dicevo. Quindi volontaria, non ho committenze, ho solo amiche che mi danno il massimo che possono proprio per le spese vive. Io lo faccio praticamente, l'ho fatto sia il primo che il secondo. Le registe che ho purtroppo hanno avuto la sventura di incontrarmi altrettanto, una è una collega di signore che stanno qui, perché è Laura Valle, 30 anni di carriera alla RAI, mi pare 10 anni di ARN. Quindi ovviamente io parlo al femminile, ma non potrei non parlarne, perché dato che parlo l'altra metà del cielo, parlo al femminile di donne assolutamente donne, ma che amano altre donne. Quindi un tema difficilissimo che io allora lancio io una sfida alle persone che sono qui presenti e mi autopromuovo, dato non ho committenze lo posso fare. Io sono su Facebook come pagina pubblica di Laura Nibali, ma ho un sito che mi tengono, che mi hanno fatto e mi tengono gratuitamente, e qui ho amici che mi fanno servizi fotografici e quant'altro, perché io i miei film li ho portati dovunque, da Parigi, l'anteprima del mio primo film, la prima l'ho fatta qui alla Casa del Cinema. Adele Gambria mi ha portato molto fortuna, perché era la mia, in quel caso è stata la direttrice di questo evento. E il mio sito è www.marialauranibali.com. Sto cercando disperatamente sponsor e contributi. Io credo che più veloce di così non potevo essere. Aiutatemi, perché anche per andare nelle scuole, nelle università, sto tentando di andare alla Sapienza e ancora non ci sono riuscita. Io sono laureata in scienze politiche là e mi farebbe enormemente piacere portare quelle che io chiamo le mie due figlie là. E ringrazio la GEDO che è presente, che mi segue ovunque, perché è l'ultimissima cosa che dico, dai miei due docufilm sono usciti dei trattati che parlano totalmente di queste tematiche e quindi sono notamente ritrovabilissimi, perché hanno lo stesso nome dei film. Datemi una mano, grazie. Mi sembra importante dare spazio ovviamente anche a quelle realtà che davvero competenza o no lavorano con grandissima difficoltà. E detto questo, Silvia Costa, c'è un bando per la creatività in Europa, non credo di dovervi spiegare, c'è un programma, non solo un bando, ecco, quindi è qualcosa di più. E credo che questo forse possa essere insomma un po' di una piccola risposta. Grazie. Allora, intanto mi piace questa alleanza, cara Laura, cara Arianna e lei, tra il sindacato appunto giornalisti cinematografici e la Associazione Stampa Romana, una bella alleanza. Siamo sempre la stessa famiglia, però insomma abbiamo rinforzato un po' le funzioni. Lo dico anche da giornalista professionista, anche se sono un po' lucinita, mi fa piacere che ci sia questo lavoro trasversale. Sono anche molto felice di aver ascoltato quello che ho ascoltato prima,
perché condivido molto delle analisi fatte, in particolare questo, sottolineatura è stata fatta, questo sguardo delle donne sul mondo e non solo su se stesse, che mi pare una giustissima prospettiva, e poi anche quella, perché il mondo ha molto bisogno di questo sguardo, di questa profondità e che guardi anche un po' al di là della facciata, come si è detto, ma anche mi è piaciuto molto il riferimento a cose anche abbastanza concrete che sono giunte come da Giovanna e da altri rispetto a questo genere che amo molto, che è quello dei documentari, e di quanto poco ci sia e di committenza e di possibilità di circolazione, tranne nobilissimi e magnifici festival, tranne alcune anche internazionali, anche europei, e tranne alcune spazi sempre più ridotti, e quindi e anche questa negazione che è stata fatta giustamente prima dalla cantità là, che condivido, che non ci serve il pubblico. Questa è una delle inerzie culturali tipiche italiane, per cui come se non si sa raccontare l'Europa, sfido chiunque aver capito qualcosa di quello che succede in Europa dal nostro servizio pubblico. E chi vive in Europa ogni giorno questa realtà, sì, c'è la parte quindi un po' madrigna, che non c'è nulla su quelle che sono le opportunità e i programmi che in Europa, e purtroppo anche in certa carta stampata non c'è. Io devo dire la verità che l'Europa creativa, che è il nuovo programma di cui mi sono occupata come relatore, una grande fatica, qui lo sa molto bene Luciana Castellina, che abbiamo condiviso vari passaggi e che finalmente ci sono già i bandi in corso, è un programma che riguarda cultura, creatività e media, ricordate il programma media, ecco, compreso là dentro, che per la prima volta prevede un fondo di garanzia che partirà l'anno prossimo per sostenere le istituzioni finanziarie nazionali che sosterranno con prestiti le piccole e medie imprese, penso anche ai piccoli e medi produttori indipendenti, nei vari campi della cultura, cinematografia e dei media. E sarà un'esperienza molto interessante perché stanno creando, hanno sensibilizzato e spero che nasca un fondo anche italiano che voglia mettersi e cimentarsi su questo, che prevede la possibilità di sostenere, come voi sapete, nel campo del programma media, progetti di programmi di film, di fiction, di documentari. Noi parlamentari abbiamo molto sostenuto e sottolineato e ottenuto che questi fossero previsti come anche corti, come i film per ragazzi e per bambini, insomma, in quei generi che sappiamo sono sempre un po' più marginali, che sostiene festival, che sostiene le sale cinematografiche europee che programmano film europei, che tra l'altro meglio un programma insieme anche all'Europa Creativa, per la prima volta tutto l'arco cultura, creatività, quindi anche le imprese culturali creative che non sono necessariamente aggressive e audiovisivo, non si rivolge soltanto ai paesi stati membri, questo è bene saperlo, ma ai paesi del vicinato, ai candidati, penso alla Turchia. Vicinato significa sud, significa Balcani, sarebbe interessante su questo pensare un po' in grande, e soprattutto se non facciamo noi pensare al Mediterraneo, non so bene più da chi dovrebbe farlo, e soprattutto che sostiene anche la realtà della rendita verso i paesi terzi, accordi bilaterali con i paesi terzi, c'è una gamma interessante, ma quello che vorrei dire. Se così, io ho detto l'altro giorno, tutta la Catrica là, un presidente che trovo una persona di grandissima serietà e rigore, è venuta in contatto con i parlamentari europei. Ci sembra lontano, su questo sono qualche niente. E noi abbiamo, io ho detto con molto garbo, tutto lo scontento che abbiamo in Europa rispetto a quanto poco faccia crescere la cultura di appartenenza europea, di cittadinanza europea praticata, di opportunità, lo servizio pubblico televisivo. Spero che adesso qualcosa faccia, ma manco tardi, anche perché se non so se di voi chi si è accorto attraverso un mezzo di informazione, purtroppo non soltanto la RAI, che a gennaio sono stati programmati 960 miliardi per la crescita, l'occupazione e lo sviluppo in Europa su tutti questi programmi che comprendono questo, ma comprendono i fondi strutturali, che comprendono lo sviluppo rurale, Erasmus, più 50% rispetto al passato. Io trovo che c'è veramente una cattiva consapevolezza del mondo dell'informazione, con le dovute eccezioni. Posso dire che l'unico giornale nazionale che si è occupato di far vedere è stato solo 24 ore. Sono molto dispiaciuta, molto dispiaciuta. Tra l'altro anche se è un relatore italiano, una materia così importante per il nostro paese. E la cosa più importante che vorrei dire, perché mi è piaciuto moltissimo anche Paolo Grandini sull'altra faccia della creatività, che è anche il patrimonio culturale, la cultura e la presenza delle donne in tutti questi campi, ha ragione da rendere quando dice quante donne straordinarie ci sono nell'ambito dei beni culturali e quanto poco, non poco potere, ma poco potere riconosciuto e pochi fondi.
arrivo velocemente alla conclusione di questo discorso. Allora io penso che ci vuole prima una straordinaria alleanza, che però si fonda anche su una ridisciplinazione del servizio pubblico, come diceva prima, anche attraverso questo. Noi, il nostro patrimonio culturale lo racconteranno altri. Questa è una realtà verissima. Io non sorridisco con Pei della BBC, piena di errori storici, cioè fatto ha effetti speciali, ma può essere che noi non usciamo. Capisco che con me è un argomento imbarazzante, ma a maggior ragione forse bisognerebbe riaffezionare le persone al proprio patrimonio per sentirlo, per poter a queste, conoscerlo. E allora io credo che noi abbiamo fatto un grosso lavoro, per esempio, di difendere nell'ambito di media le cineteche e la, come si chiama, la digital, ma non solo, ma anche la film literacy, eccetera, e siamo riusciti a farlo. Come abbiamo messo una cosa che ho visto, che è stata ripresa e mi è piaciuta molto, l'ho detto prima, sono ricordo più di voi chi, la questione della audience development. C'è un intero nuovo bando di media dedicato all'ampliamento dell'audience, che non significa, come ho detto all'inizio, building, cioè costruire quasi tenuto out, significa. Il governo significa crescita del pubblico, l'educazione di un nuovo pubblico, significa nuovi pubblici, significa anche aiutare l'opera a raggiungere il pubblico e non rimanere un po' nel territorio. Io penso che in questo senso ci deve essere una ripresa di parole, di coscienza, che non è pensabile che tutto questo rimanga un fatto marginale come avviene oggi, e l'ultima cosa da sottolineare è questa. Non ho seguito soltanto il tema dell'interrogativa, che è pure il mio impegnativo programma di quello relatore, e sono già in corso numerosi bandi, 14 linee di bando di media, 4 linee di bando di cultura, e se li farà il prossimo bando a luglio. Insomma, per piacere che su questo qualche giornale italiano, non per noi, ma informasse un po' di più il pubblico. Quello che invece mi sembra incredibile che sta succedendo, io sono la cosa di cui sono più fiera di aver contribuito a sventare, è che il nuovo programma Horizon 2020, ricerca, capite, vuol dire anche digitalizzazione del patrimonio culturale, tanto per dirne una, e poi ricerca è sempre più collegata al digitale, che attraversa tutti i campi ormai della televisione, eccetera. La parola patrimonio culturale, la parola scienza umanistica, la parola cultura o uso creativo non c'era. Siamo stati noi, è stato il Parlamento, devo dire a guida nostra, se volete anche di un gruppo politico, ma non ha importanza, diciamo nostra, diciamo italiana. Io come relatore sono battuto a colleghi che le commissioni competenti hanno aiutato a fare questo. E se oggi il mondo della ricerca ringrazia del fatto che questo tema è presente, e quindi c'è anche un profilo di umanismo europeo che dobbiamo costruire, e dall'altra i fondi strutturali europei, 325 miliardi, se ne parla tanto, spesi o non spesi, ma sono 30 miliardi che arrivano in casa, non c'era nessun riferimento alla cultura. Allora questo ci deve far riflettere. E chiudo, veramente, scusatemi. C'è uno scritto che mi è molto interessato, di una certa professoressa Mari, della Bicocca di Milano, che io sono molto convinta che dobbiamo lanciare di più questo tema. Lo sviluppo sostenibile, di cui si parla molto, è sempre legato a tre dimensioni soprattutto: economica, sociale e ambientale, qualche volta esclusivamente ambientale. Nelle 11 priorità dei fondi superiori europei, dove non c'era la cultura, c'era 4 volte l'ambiente, va benissimo, però penso che forse ci bisogna ricostruire un attimo di equilibrio da questo punto di vista. E allora vi dico che quello che mi sembra importante è che noi lanciamo di più come pensiero il tema che senza la gamba della sostenibilità culturale un paese non si rigenera, una cultura non si rigenera, e se non c'è un accesso alla cultura e alla funzione di produrre cultura, non c'è innovazione in nessun campo. Non c'è futuro, non c'è profondità di sguardo, e credo che questo sia una cosa che riguarda uomini e donne, ma sul quale forse le donne hanno una particolare sensibilità e consapevolezza. Quindi questo spero sia una battaglia buona. Grazie. 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 Avendo ascoltato un sacco di cose, mi sei messo a sedere, sei troppo Molto brevemente una considerazione, un suggerimento e una proposta. Sono stata anche committente io, ma non sono più, ecco, ricordava Cecilia Mangini stamattina, e sono stata committente di un film di Cecilia, che volevo rilevarne in merito, perché questo fa parte del suggerimento successivo.
La ragione per cui quel film, che era Essere donne, ha fatto Cecilia per conto della sezione femminile del Partito Comunista Italiano, risaliamo a un secolo fa, era molto bello, non solo perché era bello, perché Cecilia è molto brava, ma perché Cecilia aveva capito una cosa, che non si trattava di descrivere le cose come stanno, ma di capire il momento del cambiamento, di come stavano cambiando. Le immagini di quel film di Cecilia raccontano un passaggio storico, che è quello degli anni 60, fine 50-60, in cui le donne cambiano. Un'altra cosa, è la ragione di scandalo in qualche modo, che il PC, che era molto conservatore sulla questione delle donne, è proprio perché lì si presenta un'immagine di donna trasgressiva, ed è quello del momento della trasgressione. Perché questo? Perché, ecco, io sono oltre che comitente, sono anche giornalista, però voglio fare una differenza. Il compito del giornalista è quello del campo cinematografico, è quello del reportage, che racconta quello che è fatto del cambiamento. Io ritengo che dobbiamo essere tornati al cambiamento. Stavo riflettendo su questa cosa, mi sembra un passo avanti, veramente. Grazie. Grazie a tutti, Rodolfo Merlo, eccolo qua. E veramente mi sembra quasi un salto generazionale, ma è importantissimo. Quindi non solo.